Forse ero così emozionata solo al primo video che abbia mai registrato per questo canale. Salve a tutti! Oggi sono particolarmente emozionata perché andrò a ricreare un look, o meglio due look, di Andrea Cimatti, che è uno youtuber che seguo in maniera molto appassionata e che ho contattato ovviamente perché volevo l'autorizzazione a poter utilizzare la sua immagine in un mio video. Lui è stato gentilissimo, mi ha risposto subito, tra parentesi, io non ci potevo credere, ero un sacco emozionata. Mi sentivo tanto una bimba a cui il proprio idolo gli risponde, ero proprio emozionatissima. E lui mi ha dato l'autorizzazione a utilizzare alcune parti dei suoi video in uno dei miei. Inizialmente l'idea era di fare un solo make-up, che era quello che ad oggi è il suo ultimo video pubblicato. Io questo video lo sto registrando il 15 ed è quello in cui Google gli sceglie il suo make-up. Il problema è che non ho un giallo così vibrante come quello che lui utilizza in quel video. Ora vi faccio vedere l'immagine, magari sarebbe meglio. Vi lascio qui la foto del suo make-up. Io purtroppo non ho un giallo così vibrante, però quel look mi piace tantissimo. Quindi ho intenzione comunque di ricrearlo. E un altro make-up che farò è un video più vecchio di Andrea Cimatti, quello in cui prova la palette iconica, perché ha fatto un look che a me piace tantissimo e lo voglio ricreare. Disclaimer: io non ho gli stessi prodotti di Andrea Cimatti, purtroppo faccio la bava a tutti i prodotti che ha, e soprattutto non ho la sua stessa bravura, però ho la sua stessa passione, quindi spero che questo basti per farmi avere un risultato almeno lontanamente simile a quello che ha avuto lui. Direi di cominciare subito, anche se non ne ha per niente bisogno, perché sicuramente chi mi segue lo conosce. Vi lascio tutti i suoi link giù nell'info box e sicuramente vi lascerò anche i due video in questione qui nelle schede informazioni. Un altro piccolo disclaimer: io farò solo il make-up occhi che lui riproduce nel suo video, non anche le labbra perché non ho gli stessi prodotti, cioè non ho un rossetto blu, parliamoci chiaramente. A questo punto del video, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi così non vi perderete nessun nuovo video. Seguitemi su Instagram, trovate il mio nickname qui in sovrimpressione da qualche parte, e per l'immensa gioia di chi ama prendere in giro le persone, ho creato TikTok, una piattaforma sul quale adoro umiliarmi totalmente perché sembro altamente stupida quando faccio i miei TikTok. Direi di iniziare subito. Seguiamo step by step ciò che lui fa. Avendomi lui autorizzato, spero che venga un risultato più o meno decente, anche per non deluderlo. Spero che non lo prenda come un insulto il risultato che verrà, sinceramente. E io vorrei partire con il giallo, dato che è il colore prevalente in tutto il make-up, e lo voglio applicare qua. Non so per quale motivo voglio applicare il giallo qua, mi sento di applicarlo lì e quindi lo applico lì. E sto utilizzando Wow dalla Jawbreaker di Jeffree. Lo stendo anche qua. Raga, non chiedetemi cosa sto facendo perché è proprio un'idea così, totalmente casuale, e sicuramente mi struccherò. Allora, lui utilizza un giallo da una palette di Jeffree Star che io ovviamente per ovvi motivi non posseggo. I miei ovvi motivi ovviamente sono il fatto che il mio portafoglio in questo momento ammonta a un totale di 0 euro al suo interno. Utilizzerò vari gialli, utilizzerò la palette Creative di Makeup Revolution, userò il giallo Trendsetter, questo qui, mischiato con un po' di questo giallo qui dalla palette Sweet Dreams di Primark. Poi crea una sorta di eyeliner molto alto con il giallo. Vediamo adesso lui cosa va a combinare. Quindi praticamente sfumo un pochino questo giallo qua nei bordi con un pennello da sfumatura. Possibilmente fatelo con un pennello da sfumatura pulito. Il rosso dalla palette di Morphe, perché è una palette di rossi, quindi non vedo perché non dovrei utilizzare questa palette qua. Lo sapevo che sarei dovuto partire dal rosso e non dal giallo. Lo sapevo! Vabbè, sono scemo. Praticamente vado ad intensificare. Vado ad intensificare. Vado ad intensificare il giallo. Ecco, si è creato un arancione. Quello che non volevo! Io farò esattamente i suoi passaggi. Io quindi vado a prendere la palette iconica di Cosmify e vado a prendere Marilyn. E poi lo va a sfumare. Utilizzo un pennello a penna, un po' più compatto, così da essere un po' più precisa. E poi, se non lo conoscete, assolutamente dovete andare a vedere sia i suoi video, ma soprattutto il suo profilo Instagram, perché fa delle cose
veramente straordinario. Andrò a fare una pazzia per far sì che il rosso torni effettivamente rosso, perché così sembra molto arancione. Prendo un pochino di base e la applico proprio una punta, la applico sul, cioè la applico praticamente, voglio dire un'altra volta che la applico dove voglio andare a mettere il rosso, così risalta di più. La appiccico proprio qua, così il rosso si appiccica per bene. Esatto, così almeno il rosso sembra rosso. Vado a prelevare sempre Marilyn. Quindi lui ora dichiara finito la palpebra superiore. Vado a prendere subito la mia base qua, che ho ancora nella mia mano, e la vado ad applicare un pochino sotto per appunto poter poi applicare sopra un ombretto. Estendo ovviamente il rosso, come già vi ho detto, e lo metto proprio sotto. Qui. Sfumo comunque sotto con il giallo, con un pennellino da sfumatura, sperando che si attacchi, ma sì. Non mi resta altro che applicare mascara e ciglia finte, e quello credo che possa fare come componente nera. Allora, le ciglia finte lui c'ha i furetti, che io non ho, anche perché io ho una versione per le ciglia finte, come saprete. Quindi vado ad applicare delle ciglia finte molto naturali. Io l'unica cosa che posso fare è applicare due paia di ciglia finte. Per applicarle però utilizzo il trucco che ho provato nei beauty hacks di TikTok, che vi lascio qui nelle schede se non l'avete visto. Ok, ne ho applicate due di ciglia finte. Quindi questo è il primo look di Andrea Cimatti che sono andata a realizzare. Non è identico, il giallo non è vibrante come il suo, il rosso è diverso, le ciglia finte non sono le sue, però devo dire che, tanto per cominciare, non è un trucco mio solito fare. Ho due paia di ciglia finte, giusto per migliorare il mio rapporto di amore con queste. Però devo dire che comunque è un risultato che a me piace veramente tanto, anche come mi sta. Sono abbastanza fiera di me, spero che lo sia anche lui. Vi faccio vedere nel dettaglio questo look e poi andiamo con il successivo. Il prossimo make-up lo realizzo seguendo il video che ha fatto nel 2018, ebbene sì signori, 2018, in cui parla dell'iconica praticamente. Quindi realizzerò un make-up utilizzando solo ed esclusivamente questa, quindi riuscirò a fare un make-up anche utilizzando gli stessi prodotti. Il primo colore che ho preso è stato Andy. Personalmente trovo sia il più pigmentato della palette per ora, e vi mostro perché. Sapete qual è la mia tecnica? Non è quella di partire dalla piega, ma bensì di tamponare il colore comunque non più scuro, ma quello di transizione, comunque quello che è più presente nel trucco, nel posto in cui va, su una base bagnata. Come avete visto, non ho fissato il correttore, e questa è la mia tecnica su tutti gli ombretti di tutti i brand. Io, avendo un occhio diverso dal suo, non lo porto proprio nella mia piega, ma un po' più su. È come se andassi ad accentuare una piega che non ho realmente. Successivamente vado a prendere Frida e lo vado a posizionare ai bordi del colore precedente per sfumarlo. Per sfumare i bordi dei bordi, quindi proprio questa zona qua, quella super super esterna, con un pennello abbastanza grande vado a prendere Ofra, che è quel giallo mostarda, e inizio a sfumare leggermente i bordi. Successivamente vado a prendere Coco, che è nell'ultima riga ed è quel bordeaux, e lo vado a sistemare piano piano nelle stesse zone in cui ho situato Andy. Ad allungare la mia sfumatura anche qui oltre il mio sopracciglio, perché a differenza di Cimatti, ripeto, ho una palpebra che è veramente ridicola rispetto alla sua. E vado a prendere Cleopatra, che è il nero della palette. Ora lui cosa va a fare? Va a prendere Cleopatra, che è il nero della palette, e lo applica all'angolo interno e all'angolo esterno, e lo collega sfumandolo. Ora vado a sfumarlo utilizzando gli stessi colori che ho applicato già sulla palpebra.
e al centro sulla base bianca, dato che è appiccicosa, vado a prendere Meryl, che è quel giallo metallico metallizzato che è nella prima riga, e lo vado ad applicare al centro. Vado a prendere subito Andy, che è il primo colore che abbiamo applicato, e sfumo i bordi di questo ombretto qui. Vado a completare la lower lash line, che praticamente consiste nel rimettere gli stessi colori che ho messo nella piega qua sotto, applicare una matita nera e sfumarla con il nero. Le tonalità sono le stesse, quindi prima di fare il sotto dei miei occhi vado a fare prima tutta la mia base e poi ritorno per farvi vedere come realizzo il sotto dell'occhio. Lui non lo fa vedere nel video perché giustamente dice che utilizza gli stessi identici colori, applica una matita nera all'interno degli occhi che sfuma con un po' di nero. Io tornerò fra 10 minuti, ma voi vedete fra 3, 2, 1. Off camera ho fatto la mia base, un po' di contouring illuminante, anche se voi non ne vedete molto, e ho fatto le mie labbra in maniera proprio approssimativa e non mi piace per niente come sono uscite, anche perché Jeff sta esattamente sul contorno del mio labbro e quindi sembra che il mio labbro sia stato contornato male. Ho applicato le mie ciglia finte, mi scocciavo sinceramente di trovare le mie matite nere perché non so bene dove si trovino in questo momento, quindi ho applicato un po' di Cleopatra nella rima interna e ora vado a fare il sotto dei miei occhi, che sono gli stessi colori che abbiamo utilizzato fino ad ora. Quindi io comincio con Andy, poi vado con Frida, dopodiché vado a riprendere Cleopatra e dopodiché prendo Ofra con il pennello largo, Ofra è il giallo, e vado a ammorbidire la sfumatura più esterna. Ok, lui c'ha un punto luce nell'angolo interno, non lo dice ma credo che sia comunque Meryl, che è il l'oro che abbiamo messo anche al centro nella palpebra, quindi io lo vado a prelevare e lo vado ad applicare all'angolo interno. Direi che dichiaro finito anche quest'occhio. Da vicino vi faccio vedere nel dettaglio questo e di nuovo entrambi. Quindi it's sexy potato time. Quindi il video è finito. A me sinceramente piace molto il risultato che ho ottenuto con entrambi i look, soprattutto questo è molto simile a quello che ha fatto Andrea Cimatti. Ringrazio nuovamente Andrea Cimatti per avermi autorizzato ad utilizzare la sua immagine in questo video, spero di non averlo deluso mortalmente, spero che a voi i risultati che ho ottenuto piacciano. Vi ricordo di andarvi a vedere questi due video di Andrea Cimatti, ma soprattutto di seguirlo, e andate a seguirlo su Instagram perché fa delle cose straordinarie, credo che sia... cioè per me è praticamente il dio del make-up, è bravissimo, quindi andatelo a seguire assolutamente. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo durante questa settimana. Cercherò di tenervi più compagnia possibile durante questo periodo così tragico di quarantena, questo periodo così anche molto triste, sinceramente. Se questo look vi è piaciuto, mettetemi mi piace, commentate dicendomi cosa pensate di questo video e magari chiedendomi qualche video in particolare. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, sostenetemi, attivate la campanellina così che vi arriveranno le notifiche per ogni video nuovo che pubblico. E niente, Cameron vi accompagna e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non ci credo, mia nonna. Che Dio me la mandi buona questo giro. La vita è una bestia. Di qua, dove c'ho i capelli. Mio padre si muove per casa, lo sento muoversi. Che bello avere due gatti e avere i peli dei gatti incastrati nelle ciglia. Come corre questo Cimatti? Ciò sto facendo. Ciao, posso fare.